toni sfumati il giorno dopo il primo turno delle elezioni amministrative in alcuni comuni abruzzesi da parte dei leader politici della nostra regione. In attesa dei ballottaggi e la prudenza a farla da padrona, il presidente del Consiglio regionale ed esponente di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, parla di risultato che merita un'attenta analisi. Confermiamo i comuni dove siamo uscenti del pescarese e ne conquistiamo qualcuno, anche se non direttamente, certamente con nostri uomini all'interno dell'amministrazione con ruoli di primo piano. Poi ci sono dei turni di ballottaggio, vedremo tra 15 giorni, ma prima del voto non ne governavamo nessuno di questi comuni, adesso qualcuno lo governiamo e qualcuno vedremo dopo i turni di ballottaggio. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, riconosce la sconfitta della coalizione a Sulmona, ma sottolinea anche l'esploit di Paolini a Lanciano e in alcuni comuni della Val Pescara. Io non mi iscrivo tra quelli che il giorno dopo vogliono vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma io ritengo che facendo un'analisi abbastanza lucida di come sono andate le elezioni, io confermo quello che ho appena detto. Noi nei 5 comuni al di sopra dei 15.000 abitanti eravamo all'opposizione in tutti e 5 i comuni. Uno come il comune di Lanciano siamo in netto vantaggio alla fine del primo turno e gli altri ce li giochiamo, tre ce li giochiamo al ballottaggio, e Sulmona il centrodestra ha perso in maniera chiara. Il deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro parla di risultato nel complesso positivo per il centrosinistra. Il trend nazionale che vede il centrosinistra vincere ovunque accade anche qui in una regione dove non è scontato, perché non è una regione storica di centrosinistra, eppure infila tutta una serie di risultati. Il dato politico unico è questo: il centrodestra perde ovunque, in alcune realtà non va neanche al ballottaggio, come Sulmona, e c'è stato un crollo dei 5 Stelle. Questo è il dato politico che emerge da queste elezioni. Infine, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, dopo i numeri positivi ottenuti a Francavilla al Mare, Sulmona e Vasto, in attesa dei ballottaggi, lancia anche un messaggio alla giunta regionale guidata da Marco Marsilio. Evidentemente c'è anche un problema di selezione, perché se tu ripresenti a Francavilla piuttosto che a Lanciano persone che hanno fatto i sindaci 20, 30 anni fa in qualche caso, forse qualche problema di riflessione in più dovranno pur porsela. Per quanto riguarda invece la regione, penso che Marsilio non possa che trarre la conclusione, almeno in parte, ripeto, un voto amministrativo, ma almeno in parte, che il centrodestra a livello regionale sta fallendo e che questo presidente della regione, a mio avviso, viene percepito dagli abruzzesi come un corpo estraneo.